Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Allora, apriamo oggi parlando di una polemica che ieri ha preso campo in Firenze, in Toscana, ma poi alla fine con i programmi serali, soprattutto quelli di La 7 ieri sera, anche appunto a livello nazionale. Ebbene, tutto è partito da una foto pubblicata dal Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, lo possiamo vedere, in cui si mostrava insieme ai propri vicini di casa, così ha scritto lui, questa era la didascalia su Facebook, eccomi insieme ai miei nuovi vicini di casa, come vedete una famiglia rom. Ebbene, una fotografia che ha fatto in poche ore 2500 like, ma anche 3500 commenti proprio alla fotografia, quindi apparsi sulla pagina del Presidente della Regione Toscana Rossi, alcuni dei quali assolutamente di natura xenofoba e quindi razzista, una polemica che non si è attenuata durante tutto il giorno e che ha visto le repliche anche di esponenti di primo piano della politica nazionale come Meloni, Fratelli d'Italia e anche Salvini della Lega. E proprio su questo, su questi commenti apparsi nel pomeriggio, ha risposto ieri in tarda serata il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Veniamo. Il suo post, ecco i miei vicini, sta suscitando ancora reazioni. Matteo Salvini ha scritto ultimamente: dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei. Ma questo dipende, io sfido Matteo Salvini a guardare le nostre agende, a vedere quante volte ho incontrato lavoratori, cassi integrati, imprenditori, su questo sono certo che vinco io. Domenica mi sono fatto una foto con i miei vicini, che sono quella famiglia rom, perché volevo far vedere che è possibile anche avere rom che tentano di integrarsi. E questo è quanto. Dopodiché questo ha suscitato grandi reazioni. Il mio era un gesto molto semplice, non mi aspettavo che l'odio razziale che Salvini alimenta, ma ancor prima Beppe Grillo, hanno abbondantemente alimentato, non corre solo nelle piazze dove in maniera architettata si organizzano manifestazioni con poche decine di energumeni per andare nei talk show televisivi e farsi propaganda, però così si alimenta odio. E l'odio non è solo in queste piazze, ma purtroppo, come abbiamo visto, è anche sul web. La cosa mi addolora molto, ma mi convince ancora di più della necessità di combattere per la integrazione, per la legalità. In Toscana noi abbiamo speso i finanziamenti comunitari. Vorrei sapere se anche altre regioni l'hanno fatto. Abbiamo bonificato i campi, abbiamo in alcuni casi, grazie anche all'associazione del volontariato, trovato soluzioni per quella parte di rom che intendono integrarsi. Il processo di integrazione non è mai un evento che si realizza dall'oggi al domani, ma questa è la strada giusta, io ne sono profondamente convinto. Credo anche che dopo il lavoro che ha fatto anche di recente la giunta regionale, mappando la presenza dei rom in Toscana e quindi non avendo più nessuna situazione non controllata e non autorizzata, bisogna intensificare insieme alle forze dell'ordine i controlli dentro i campi, dentro queste situazioni, perché si verifichi e si rispetti la legalità. Io sono per la legalità, ma quando si individua in un popolo l'origine di tutti i mali, come sta facendo appunto Matteo Salvini, e non si trovano le soluzioni concrete, questo è semplicemente razzismo. Ecco, mi dispiace, ma è così. E Rossi ha anche ricordato a questo proposito un'iniziativa del Parlamento europeo chiamata No Hate Speech, e si è appellato a Facebook affinché sostenga questa iniziativa e ne dia risonanza, perché sono in gioco la cultura democratica e la convivenza civile. Queste le parole di Enrico Rossi. La polemica però, lo sappiamo, non tende ad arrestarsi, anche perché il tema proprio dell'immigrazione, soprattutto in relazione alle periferie, è del resto in questo periodo molto sentito, lo vediamo spesso alla ribalta della cronaca anche nei telegiornali nazionali. Certo, c'è anche chi ha accusato il governatore della Toscana, Enrico Rossi, di farsi campagna elettorale, che quella foto apparsa su Facebook sia stato un gesto proprio in vista delle elezioni regionali. E d'altra parte le elezioni regionali in Toscana hanno aperto, diciamo, un tema, quello delle possibili primarie per quanto riguarda il PD, naturalmente a livello
regionale il candidato ottimo era quello di Enrico Rossi, si sono messi però nel mezzo, diciamo così, probabilmente per modo di dire, si parla di politica, i Civatiani, e quindi hanno avanzato, proprio dal leader Beppe Civati, hanno avanzato l'ipotesi di un candidato contro, appunto, che potrebbe sfidare Rossi alla guida della regione toscana, che si tratterebbe di Luciano Modica. D'altra parte, di questo ha parlato ieri anche un altro esponente del Partito Democratico Toscano, Federico Gelli. Sentiamo che cosa ha detto. Ci saranno, secondo lei, insomma, 12 e 13 dicembre, che succederà in Toscana? Ora pare che un nome ci sia, Civatiani. Ma io sono contento che ci sia un candidato, speriamo che ne emergano anche altri, di qui al 13 dicembre può succedere di tutto. Io credo che il nostro partito debba guardare con grande attenzione questa possibilità. Lo stesso Presidente Rossi si è reso disponibile a fare le primarie, e giustamente il partito ha i suoi momenti, i suoi passaggi democratici, compreso quello di definire o meno la modalità delle primarie. Si sono svolti in ogni regione dell'Italia che è andata al voto, si sono svolte in Puglia, si sono svolte in Veneto. Non ci vedo niente di strano se si potranno svolgere anche qui in Toscana. Vediamo i candidati in pista e vediamo se raccolgono un numero di firme sufficienti per sfidare il governatore Rossi. Il tema delle elezioni regionali, come abbiamo detto, si è aperto il fronte all'interno del Partito Democratico, ha visto un fermento notevole anche nel centrodestra. Lo sappiamo, ci sono prove di riassetto per cercare di andare uniti con tutte le anime del centrodestra, quindi Forza Italia, Fratelli d'Italia, anche il nuovo centrodestra e magari anche la Lega, per andare uniti alla prossima tornata elettorale regionale. Del resto naviga invece in acque ben più scure il Movimento 5 Stelle dopo i recenti dissidi interni, con l'espulsione tra l'altro anche di un toscano, Massimo Martini, insieme al parlamentare Pinna. Bene, sono molte le polemiche, sappiamo di gruppi che si sciolgono nei consigli comunali, gruppi del Movimento 5 Stelle. Non sappiamo ancora se quindi alle prossime elezioni regionali verrà candidato di fatto un esponente del Movimento 5 Stelle, ma di questo, per questo vi invito naturalmente a seguire la puntata di domani sera di Giro Tondo, perché Andrea Vignolini proprio di questo parlerà con i suoi ospiti, possibile anche in collegamento telefonico, Massimo Martini, tra l'altro diciamo protagonista ieri sera anche di uno show, diciamo così, al programma Piazza Pulita sulla 7. Lasciamo da una parte la politica, parliamo anche però di cronaca, veniamo a quelle che sono alcune notizie. Una riguarda ieri, è stato scoperto dai carabinieri in Montecatini e Pistoia una fabbrica di etichette contraffatte per capi d'abbigliamento, un laboratorio attrezzato per la produzione e replica di loghi di marche tra cui Hogan, Gucci, Dolce Gabbana, Moncler. È stato denunciato per questo un 22enne. A Livorno l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno invece sequestrato 12.700 paia di calzature del valore di circa 5 milioni di euro, vendute come fabbricate in Italia ma provenienti invece dall'estero. È stato denunciato per questo un imprenditore cinese. Sempre una cronaca che riguarda ieri pomeriggio, potrebbe arrivare fino a 500.000 euro secondo una prima stima il valore del furto, della refurtiva che è avvenuto la notte scorsa nella gioielleria Neri a Piazza Beccaria a Firenze. Ancora in corso l'inventario degli oggetti rubati. I ladri, entrati usando un piede di porco, hanno portato via tutti i gioielli e le pietre preziose presenti nelle due vetrine, tra cui anche diamanti e smeraldi. Una piccola parte del bottino sarebbe stata portata via da una cassaforte lasciata aperta. E poi diamo anche quella che è la notizia, comunque già rimbalzata dai media nazionali, per quanto riguarda l'invito a vaccinarsi contro l'influenza per tutti gli ultra 65 anni e le categorie a rischio. L'invito è arrivato direttamente dal Ministero, dal Ministero della Salute e dal Ministro Lorenzin, dopo che c'erano stati quei due casi anche in Toscana di decessi dopo, a seguito della vaccinazione. Secondo però i primi studi proprio sui vaccini della Novartis, le cause non sarebbero direttamente dipendenti appunto dal farmaco usato contro l'influenza, che comunque in Italia, lo sappiamo, miete
morte ogni anno, in ogni caso diverse migliaia di vittime. Allora, queste erano alcune cronache, ce n'è anche una che riguarda un'importante azienda della Val di Sieve, la Mannelli, che è a rischio chiusura. Sappiamo c'è stato una lunga diatriba anche con gli organi istituzionali, e d'altra parte la questione è stata presa in mano dalla FIOM per l'azienda, però si vede una luce in fondo al tunnel. Proprio quest'oggi potrebbe essere firmata un accordo importante, si tratta di un salvataggio in extremis, ha scritto la CGIL FIOM, dopo che per alcuni giorni, anche alla luce della conclusione delle recenti crisi in Val di Sieve, si era temuto il peggio. La strada verso il dialogo era iniziata lunedì scorso nel corso dell'incontro tra sindacati, una delegazione di dipendenti e la proprietà della Mannelli, un faccia a faccia andato avanti fino a tarda sera, nel corso del quale sono arrivate progressivamente a un'intesa di base. L'azienda nei primi incontri avrebbe voluto cancellare l'indennità di pasto ed ore di viaggio del personale per far fronte a una crisi pesante. Alla Mannelli, lo ricordiamo, lavorano 26 dipendenti e per 13 di loro è già stata avviata la procedura di immobilità. Nell'ambito dell'accordo dovrebbe rientrare anche il rinnovo dei contratti di solidarietà per un anno. Questo insomma quello che è stato riportato dal sito della FIOM, però per capire meglio la questione e anche qual è l'attesa per questa firma importante di oggi pomeriggio, dovremmo avere in collegamento il giornalista Daniele Pasquini, che saluto. Ciao Daniele. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po', visto che l'hai seguita da vicino, questa vicenda della Mannelli. Intanto, che azienda è e qual è la sua storia, la storia della sua vertenza, e poi appunto qual è l'aspettativa per la giornata di oggi, importantissima. Hai detto bene, la storia della Mannelli è una storia particolare, perché a pochi anni fa era un vero e proprio Daniele, ti sentiamo male. Cerco di parlare più forte. Ecco. La storia della Mannelli è quella di un'azienda che è stata un colosso della Val di Sieve nella realizzazione di impianti elettrici. Ha avuto grandi commissioni da enti pubblici, ha avuto grandi commissioni da brand della moda, poi ha sentito la crisi come tante aziende della Val di Sieve e non solo, e questo ha portato alla perdita di molti dipendenti, si passa da 70 dipendenti ai 26 attuali. Notizia di poche settimane fa, la messa in mobilità di 16 ulteriori lavoratori. Una vertenza però in realtà si sta risolvendo, sembra, in modo positivo e in modo anche molto rapido, perché oggi pomeriggio alle 4:30 i vertici dell'azienda, dopo la mediazione sindacale delle scorse settimane, incontreranno i rappresentanti dei lavoratori. Che cosa chiedono e che cosa molto probabilmente otterranno, poi eventualmente vi daremo aggiornamenti in tarda sera, chiederanno il rinnovo del contratto di solidarietà, la cancellazione di quella che era la proposta dell'azienda di togliere indennità di trasporto e di pasto, e un incentivo alla mobilità volontaria, ovvero l'azienda farà quei lavoratori che troveranno altre soluzioni, altre occupazioni, per cercare di gestire i conti di un'azienda che è chiaramente in crisi e che non riesce a trovare le commesse e le opportunità che aveva trovato negli anni scorsi. Ho capito, quindi una firma importante. Ti chiedo solo una cosa, da parte dell'amministrazione, diciamo, come c'è stato vicinanza ai lavoratori, insomma, come è stata gestita la questione, perché spesso e volentieri poi, diciamo, i primi attacchi anche rivolti proprio dai lavoratori spesso sono nei confronti delle istituzioni, che in alcuni casi, insomma, o almeno questa è la critica che spesso viene mossa, non stanno così vicini, insomma, a questo tipo di vertenze. La possiamo vedere sotto due punti di vista. Uno è quello del comune di Pontassieve, che dopo lo sciopero che c'è stato due settimane fa di fronte ai cancelli dell'azienda, i lavoratori hanno avuto un incontro con il sindaco di Pontassieve, Monica Marini, che ha mostrato solidarietà, si è detta disponibile a lavorare ai lavoratori per trovare una soluzione e portare la questione in provincia. L'altro livello è proprio quello della provincia, era prevista una vertenza, poi non c'è stata, non è stata neanche fissata, perché pare non ce ne sia stato bisogno, che azienda e lavoratori si siano trovati da proprio una mediazione tra le parti senza dover ricorrere all'aiuto istituzionale. Quindi questa è la vicenda. I lavoratori non si sono mostrati scontenti nei confronti delle istituzioni, semplicemente erano molto arrabbiati con i vertici di Mannelli, perché la decisione di mettere 16 di loro in mobilità era stata veramente repentina e improvvisa. Perfetto, grazie mille a Daniele Pasquini per il suo contributo, grazie.
Grazie a voi. E allora, questa, come ha detto, come ci ha spiegato, illustrato molto bene Daniele Pasquini, potrebbe essere finalmente, per quanto riguarda le crisi aziendali, una risoluzione positiva. Naturalmente ve ne daremo informazione su quello che sarà l'esito di questa importante firma nei notiziari della sera. Allora, parliamo anche però di una ricorrenza, se vogliamo così, una ricorrenza però di una tragedia, quella che era ieri, a un anno di distanza dalla morte avvenuta per 7 operai cinesi nel rogo del macrolotto di Prato il 1° dicembre dell'anno scorso. Proprio ieri, a questo proposito, il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, insieme al presidente della regione toscana Enrico Rossi, si sono ritrovati proprio nel consiglio comunale di Prato per ricordare un po' quello che è avvenuto un anno fa e anche però per illustrare quali sono stati i cambiamenti, cosa è stato fatto a distanza di un anno. E allora vediamo il servizio e poi ne parliamo con il sindaco. Dal 1° dicembre del 2013, quando 7 operai cinesi morirono intrappolati nella fabbrica in fiamme in cui lavoravano nella zona del macrolotto a Prato, qualcosa è cambiato. Le istituzioni hanno infatti messo insieme le forze per aumentare i controlli nelle aziende cinesi tra Firenze, Empoli, Pistoia e appunto Prato. Negli ultimi 3 mesi, da settembre a novembre, sono state monitorate 859 aziende. 93 sono risultate del tutto inesistenti, mentre 447, cioè una su due, si sono dimostrate non in regola, tanto da meritarsi un'informativa di reato per la presenza di dormitori abusivi, bombole di gas non in sicurezza, impianti elettrici non a norma. 62 di queste imprese sono state poi chiuse dall'autorità giudiziaria. E l'obiettivo finale è anche quello di portare progressivamente alla luce questo distretto produttivo delle confezioni, perché dia davvero nella legalità un contributo alla ricchezza e al benessere di Prato e della Toscana. Anche perché imprese perfettamente in regola ci sono, 242 su tutte quelle analizzate, cioè il 25%. Un segnale incoraggiante soprattutto in prospettiva futura, visto che 170 imprenditori hanno già cominciato percorsi di emersione. Abbiamo coinvolto in questo ragionamento i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali che si sono resi disponibili per far sì che invece chi vuole stare dentro le regole venga sostenuto e invece chi vuole agire al buio, chi non vuole rispettare le nostre regole venga sanzionato e colpito duramente. I controlli verranno ora estesi alle altre 7.200 imprese cinesi già censite. In collegamento con noi il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che saluto. Buongiorno Biffoni. Buongiorno a voi. Allora sindaco, un anno di distanza da una strage, così è l'unico modo di chiamarla. Che cosa è cambiato a Prato? In parte l'abbiamo già capito dal servizio, qualcosa si sta muovendo. Sì, indubbiamente qualcosa si sta muovendo, perché lo Stato stavolta si è mosso e si è mosso in maniera massiccia. In più il lavoro che noi abbiamo fatto in questi mesi è quello di coinvolgere intorno a un obiettivo, è quello di portare legalità e sicurezza anche in quel tipo di imprenditoria. Si è legato un mondo intero, la città ha risposto, c'è l'amministrazione comunale ovviamente, c'è la regione, c'è la procura della Repubblica e il tribunale, c'è l'associazione di categoria, ci sono i sindacati, ci sono gli ordini professionali, c'è l'INAIL, l'INPS, insomma è stato fatto un lavoro che la comunità intera sente come proprio, perché lo spregio è arrivato in quello che per Prato è stata sempre una religione laica, il lavoro, la voglia di fare, la voglia di darsi da fare, colpita così duramente, ci siamo resi conto che questo non è più tollerabile, non è più sostenibile, e quindi intorno a quel progetto si è stretta davvero l'intera comunità, l'intero Stato, e adesso qualcosa sta arrivando, colpendo senza retrocedere di nemmeno un centimetro chi viola le regole, e però diciamo prospettando un percorso di rispetto e di legalità per chi invece queste regole le rispetta. Ecco, tra le varie istituzioni che vi sono state vicine, anche direttamente la figura del presidente Napolitano, se non sbaglio, vi ha anche inviato una lettera, insomma. Sì, bellissimo. Ieri è stato veramente, come dire, emozionante ricevere la lettera del Presidente della Repubblica, che si è ricordato appunto di questo anniversario e ha ribadito la sua posizione in fatto di legalità e di rispetto delle regole, dicendo che ristabilire l'ordine e la legalità è un obiettivo primario, ma poi anche definendo Prato come distretto manifatturiero esempio per l'intero Paese.
Senta Biffoni, le faccio un'ultima domanda che riguarda, diciamo, un pochino la politica più stretta, perché Prato, lo sappiamo, le percentuali della Lega sono sempre state un pochino superiori al resto della Toscana. Adesso, tra l'altro, viviamo anche a livello nazionale un'ascesa del partito guidato da Salvini. La teme lei la Lega lì a Prato? Ma io, diciamo, più che della Lega, diciamo, come a livello locale o a livello nazionale, temo il risposto dei nostri cittadini alla politica. Io non sottovaluto la stensione che c'è stata nelle ultime elezioni, cioè in particolare in Emilia Romagna. Credo però che il lavoro che viene fatto sia a livello nazionale dal governo, sia quello a livello locale, l'impegno che stiamo mettendo nel governare una città complessa, meravigliosa, ma complessa come Prato, poi possa dare ai nostri cittadini delle risposte e dei punti di riferimento. Riferimento certi. Io contrasto da sempre l'approccio che la Lega ha avuto sia a livello locale che a livello nazionale, non temo nessuno, temo e credo solo che se continuiamo a fare il nostro lavoro a Roma, il governo centrale, noi qui nell'amministrazione locale, diciamo rispetto per tutti, grandissima considerazione per tutti, ma timore di nessuno. Perfetto, grazie mille al sindaco di Prato Matteo Biffoni, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Buon lavoro. Allora, noi spostiamoci anche però a Firenze, è in corso infatti la prima delle manifestazioni nazionali organizzate dalla CISL per chiedere al governo un confronto sui temi del lavoro e del sociale. Lo sappiamo, la CISL non parteciperà allo sciopero generale indetto da CGIL UIL per il 12 dicembre, oggi però diciamo questa riunione importante alla stazione Leopolda, stiamo vedendo le immagini. Per il lavoro e per il sociale, lo slogan appunto delle tre manifestazioni nazionali che la CISL ha indetto per oggi a Firenze e per le regioni del centro, domani a Napoli e per le regioni del sud e giovedì 4 dicembre a Milano per le regioni del nord. Presente all'evento la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, prima però spazio per le voci, le storie e le testimonianze di chi si confronta in prima linea e in prima persona con i problemi del lavoro e della vita di ogni giorno. Finalmente le mura dell'Leopolda ascolteranno anche le voci dei lavoratori e dei pensionati dopo quelle di tanti politici, finanzieri e capitani d'industria, spiega il segretario generale della CISL Toscana Riccardo Cerza, e alla fine chi avrà fame potrà acquistare un panino offerto dall'Unione Agricoltori della CISL pagandolo un euro e contribuire così a finanziare l'iniziativa e la nostra causa. Insomma, la nostra è una Leopolda popolare. Queste sono state le parole appunto del segretario generale della CISL Toscana Riccardo Cerza. I temi centrali della contro Leopolda, così è stata definita, le nuove politiche per il lavoro, la lotta alla precarietà dei giovani, la tutela dei redditi dei lavoratori e dei pensionati, lo sblocco dei contratti del pubblico impiego e l'estensione del bonus di 80 euro anche ai pensionati. E questa quindi era una notizia da dare, perché è proprio in queste ore, diciamo, di questo si sta parlando alla stazione Leopolda. Ieri spostiamoci a Sesto Fiorentino, un incontro importante che ha parlato della città metropolitana, era presente il presidente della città, dell'ANCI Toscana Sara Biagiotti, era presente anche il sottosegretario Riccardo Nencini insieme al sindaco Nardella, al polo scientifico per parlare di quelle che saranno le nuove infrastrutture, e però nel corso dell'assemblea anche una piccola polemica messa in campo proprio dagli studenti dei collettivi di sinistra dell'università. Vediamo. A un mese esatto dal varo ufficiale della città metropolitana, che diventerà operativa dal 1 gennaio del 2015, è il momento di capire in che direzione vorrà svilupparsi l'area attorno a Firenze nei prossimi anni, argomento di cui hanno discusso la presidente di ANCI Toscana e sindaco di Sesto Sara Biagiotti, il sindaco metropolitano di Firenze Dario Nardella e il viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini in un convegno organizzato dall'Associazione dei Comuni non a caso al Polo Scientifico Universitario, che sarà il centro attorno a cui ruoterà un nuovo distretto produttivo. Ci sono tante eccellenze, aziende che sono collegate con il polo scientifico universitario, grandi multinazionali che lavorano nel polo scientifico universitario e che hanno contatti con i ragazzi e con gli studenti, e quindi davvero fondamentale andare in questa direzione. Proprio dagli studenti del polo è però arrivata una mini contestazione per gli amministratori locali promotori dello sviluppo dell'aeroporto di Peretola, il cui ampliamento, secondo i ragazzi, porterebbe la nuova pista a lambire gli edifici della didattica con la naturale morte dell'università. Il nuovo aeroporto, stando anche alle determinazioni di ENAC, non è incompatibile affatto con il polo universitario. Anzi, questa nuova infrastruttura può portare più posti di lavoro, fino a 2.000 posti di lavoro in più, grazie anche all'aumento dei passeggeri, e può essere un elemento di attrazione di nuove imprese, nuovi investimenti che a loro volta danno lavoro a tanti di quei giovani che escono proprio da questa università.
resta il nodo delle risorse che avrà a disposizione la città metropolitana. Nardella ha proposto di istituire una tassa di sbarco per i turisti in arrivo a Peretola, che verrà rastrellata proprio dalla città metropolitana, ma il vice ministro Nencini ha un'altra idea. Ad esempio, è possibile utilizzare alcune forme di accisa in maniera diversa da come vengono utilizzate oggi, destinandole a servizi diretti alla persona. E parliamo però anche di sport, o anche insomma quello che gli fa da corollario e ci gira intorno, perché non propriamente sportiva è la polemica che in queste ore diciamo ha preso campo a Vicchio. Per farlo però naturalmente lo facciamo insieme al giornalista sportivo Fabio Ferri, che stasera condurrà insieme a Francesco Benvenuti il suo Zona Gol. Quindi do il benvenuto, ciao Fabio, a te la parola. Ciao Alessio, e sì, sarà uno Zona Gol in cui parleremo anche della situazione Vicchio. Ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane, di un Vicchio che era in difficoltà a livello sportivo e non solo, un Vicchio che da questa settimana ormai è ufficiale, non fa più parte del campionato a cui appunto si era iscritto. Vicchio che quindi dopo quasi 100 anni di storia sparisce in pratica dai campionati dilettantistici, mentre a Vicchio subentra una nuova società, una società che in realtà è nata già da qualche mese. Si tratta della SD Sandro Vignini, una società che porta il nome di un grande sportivo mugellano, ex giocatore della Lucchese, ma in generale calciatore dai grandi valori umani. E quindi la SD Sandro Vignini in pratica si assolverà il compito di gestire il settore giovanile, quindi di fornire a tanti giovani vicchiesi e non solo le attività sportive legate al mondo del calcio. E proprio in questi giorni è uscita questa polemica portata da una scritta, da un atto vandalico in pratico, da questa scritta che è stata fatta proprio in prossimità, comunque nell'impianto Bartolozzi che ospitava le partite del Vicchio. Beh, leggiamo proprio chiaramente i temi che vengono riportati da questa scritta. Cesare Grati è il responsabile della SD Sandro Vignini, vedete che insomma viene apostrofato con parole che preferisco non leggere, dato che comunque sono sotto i vostri occhi. Poi un accomunamento di Grati a Izzo, al sindaco, quindi che non viene ritenuto dalla persona che poi ha effettuato questa scritta in aiuto. Non è stato riuscito, sì, appunto, non ha riuscito a salvare una società storica come il Vicchio, quindi sicuramente c'è del risentimento a Vicchio per la morte di questa società e la nascita della Sandro Vignini, ma vedremo poi come si evolverà. Durante Zona Gol cercheremo anche di contattare proprio Cesare Grati per sentire il suo parere. Però Alessio, lasciami dire che oggi sarà anche la puntata di Zona Gol di Lorenzo Vitale e quindi parleremo di Scandicci con il DS, dell'ex DS Lorenzo Vitale, che appunto è dimissionario dopo l'esonero di Marco Brachi, allenatore che ha lasciato il posto a Francesco Baiano. Parleremo di questa che è un'altra querella del calcio dilettanti molto interessante. Cercheremo proprio con uno dei protagonisti di capire cosa è successo anche a Scandicci, senza dimenticare però poi tutta la gioia dei gol e tutto quello che riguarda veramente lo sport e che ci fa più piacere raccontare. Perfetto, grazie mille Fabio Ferri. Avanza allora ancora qualche minuto per vedere la situazione del traffico in Toscana e allora vediamo appunto qual è questa situazione. Una buona giornata dalla redazione di Flonex Multimedia, in studio Rodolfo Di Paolo. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale toscana e sui principali assi viari. Sulla Fipilì coda per lavori tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Sempre sulla Fipilì informiamo che è chiusa l'uscita di Livorno Porto provenendo da Firenze fino alle ore 22 di stasera. Uno sguardo alle provinciali: sulla 551 traversa del Mugello in provincia di Firenze, senso unico alternato per lavori con orario 8-17 nel tratto al chilometro 0 più 300 circa nel comune di San Piero a Sieve fino al 5 dicembre. I treni, il regionale 3110 Piombino-Firenze a 16 minuti di ritardo, l'arrivo a Firenze Santa Maria Novella è al momento previsto per le 12.48. Il meteo, il LAMA prevede per chi viaggia in Toscana oggi nuvolosità variabile con addensamenti in Appennino e sulle zone interne centro-meridionali associati a piogge, rovesci o locali temporali sull'arcipelago e sulla costa grossetana. Ed è tutto, buon viaggio!
Siamo in chiusura, ma voglio anche darvi quest'ultima notizia, perché proprio di queste ultime ore è stata presentata un'offerta per la quota della Mucchi Latte, della centrale del latte messa, la quota messa in vendita dal Comune di Pistoia, riguarda il 18% della società, e l'offerta che è stata presentata è quella di Granarolo. Non vi dico oltre, perché di questo parleremo questa sera a Malacoda insieme proprio al presidente della Mucchi Latte, Lorenzo Marchionne. Allora vi rimando a quell'appuntamento importantissimo per un pezzo di storia di Firenze, appunto la centrale del latte. Grazie per essere stati con noi e buongiorno.